ragazzi, ma che diavolo sto vedendo? È stata avvistata Carolina Sanna con il drone. L'ho avvistata io. Infatti la stavo cercando da un po' di tempo e finalmente l'ho trovata, perché una serie di eventi nel mio quartiere hanno attirato l'attenzione. Si trovano addirittura dei bottoni giganti per le strade, il che, ragazzi, è veramente unica come cosa, sicuramente. Per fortuna lei non riesce a vedere il drone, in teoria, quindi per me è semplice vederla. Vi ricordo che purtroppo nel mio caso Carolina Sanna è stata avvistata anche insieme ad uno gnomo, ragazzi. Però è tipo uno gnomo robot, quindi qualcuno l'ha costruito apposta. Poi c'è questo amico che avevo incontrato la scorsa volta, con il quale mi ci sono sentito. Siamo andati in giro per vedere se c'era ancora Carolina Sanna nei paraggi. A detta sua, l'ha vista più volte, purtroppo. Ma anche, purtroppo, in casa sua, perché lei è entrata dalla sua finestra. Ora immaginatevi Carolina Sanna che entra nella casa di sto qua. A me fa venire un po' da ridere. Ma non lo sapete che dovete tenere chiusa la finestra? Dovete tenerla chiusa la finestra, sennò poi dopo non entra solo Carolina Sanna, che poi è un problema, perché poi magari ti collega con l'altro mondo e ti fa mettere i bottoni al posto degli occhi. Porca vacca, vi immaginate? Sarebbe la cosa più terribile. Infatti vi consiglio, se la vedete, di scappare immediatamente, perché quella è la cosa assolutamente che vuole fare, è quella là, tutti lo sanno. Però io mi chiedo, ma questo mio amico, ma come fa ad essere così stupido? Dannazione, come, perché tiene la finestra aperta? Non si deve tenere aperta, soprattutto se c'è una pazza con un ago che cammina nel posto in cui vivi, con peraltro dei bottoni al posto degli occhi, no? Dannazione, questo mio amico. Adesso, infatti, io gliel'ho detto, ma tu sei stupido, gli ho detto. Tu sei. Perché l'hai fatto? Perché non hai chiuso quella dannata finestra? Dovevi chiuderla! Chiudi la finestra! Quindi, quello che ho fatto è stato molto semplice. Sono andato a casa sua e gli ho sigillato la finestra. Adesso non la può più aprire. Ma io l'ho fatto per il suo bene. Perché lui è stupido. Perché apri la finestra? Non devi aprire la finestra se c'è Carolina Sanna nei paraggi. Quindi, basta. Adesso non la può mai più aprire la finestra. Ragazzi, gliel'ho sigillata con una di quelle schiume che si mette tipo... Vabbè, non so nemmeno descriverlo. Però adesso non può più aprire la finestra. Non mi ha parlato per qualche giorno, sì. Ma adesso mi sta riparlando di nuovo. Anche perché l'ha visto dentro la sua cantina. Ora ditemi, ma questo è scemo? Ma non chiude nemmeno la cantina? Ma come? Ma ragazzi, ma è odioso veramente. Io non ci voglio più avere niente a che fare con amici così stupidi. Ma chiudi la cantina! Chiudi la cantina! Dannazione! Ora, a parte la rabbia verso questo amico, comunque Carolina Sanna purtroppo, come vedete, continua ad essere avvistata. Peraltro sembra che ce l'abbia principalmente con noi due, per un qualche motivo. Solo che io sono più intelligente e chiudo le finestre, le porte, eccetera. Io credo che Carolina Sanna voglia qualcosa da noi, ragazzi. Perché, pensateci, perché devi ossessionarti su due persone? Secondo me è perché quelle due persone hanno qualcosa che vuoi anche tu, giusto? E allora io ti chiedo, che cosa ho che io non ho? Che cosa ho che tu non hai? Un computer? Ma non credo che si tratti di questo, ragazzi. Ho chiesto anche ai vicini, solo che mi hanno dato del pazzo. Tipo, ha detto, cioè, no, non esistono quelle coi bottoni al posto degli occhi, brutto, stupido, diceva una vecchietta. E quindi io sto continuando ad osservarla in giro, questa Carolina Sanna. E per fortuna, dato che ho il drone, quindi posso andare nei miei posti, cioè tipo nei posti vicino, comunque, sempre, ovviamente. Non è che lo posso mandare in Africa il drone, ovviamente, però qua vicino lo posso, diciamo, far volare da casa. E poi dopo il bello è che lo posso anche richiamare con un tasto che c'ha praticamente. È proprio questo tasto qui, che se tu schiacci fa, vedi, che poi ritorna da dove praticamente lo hai fatto iniziare a volare. Praticamente io col drone posso spiarla dall'alto. Che bella questa cosa, ragazzi! E per fortuna, così almeno non mi espongo io al rischio di morire. Nessuno farebbe questi misteri senza un drone, ovviamente, perché nessuno vuole morire, giustamente. Ci sono delle voci che dicono che Carolina Sanna sia un australopiteco, per un qualche motivo a me sconosciuto. Forse è veramente un australopiteco. Ora però non abbiamo assolutamente tempo da perdere. Perché? Perché Carolina Sanna va cercata. Ma prima devo andare a cercare dei segreti online.
dei segreti su di lei, perché devo capire il mio nemico, devo capirlo. E quindi quello che andrò a fare è cercarla da dovunque, praticamente così troverò i suoi segreti più oscuri, i segreti di Carolina Sanna, in modo da poter prevedere le azioni che farà. E così, soltanto così, riuscirò a sconfiggerla qualora si presentasse la necessità. Chiaramente, però, non è una cosa che, cioè, magari non devo combattere contro di lei, magari vuole solamente stringere delle amicizie, no? Non credo proprio, perché purtroppo quella là è stata avvistata con un coltello, ragazzi. Un coltello, come vi ho fatto vedere nella miniatura di questo video, quando avete, insomma... Ragazzi, sono dentro Roblox e qua c'è l'altro mondo, però non ci entro ancora. Anche perché prima volevo farvi vedere questo posto incredibile, che è la casa di Carolina Sanna, quella originale del film. Infatti andiamo a vedere, questa è quella, allora, c'è la parte dove siamo noi ora, che è la parte del mondo normale, dove non ci sono le persone con i bottoni agli occhi che ti vogliono attaccare i bottoni agli occhi. Mentre poi c'è la parte dell'altro mondo, che è quella cosa che avevamo visto prima. Quindi dobbiamo trovare, prima di tutto, cerchiamo di capire come caspita è questa parte del mondo, che è la parte appunto normale. E usciamo magari? Ragazzi? Ma dove siamo finiti? No, torniamo indietro. Dove sono? Ma ragazzi, ma? Che diavolo è questa cosa? Non sto capendo. Azzera personaggio. Riproviamo immediatamente ad andare. Allora, io direi di andare direttamente nel tunnel. E così Coraline, cioè Carolina Sanna, entra all'interno del buco e va nell'altro mondo. E ora siamo dentro l'altro mondo. Ed è tutto buio. Ok. Allora, è tutto illuminato per ora. Quindi bene. Che buone queste cose. Ma cosa sono? Si possono mangiare, tipo? No. Ok. Sarebbe bello se ci fosse tipo una torcia. Sicuramente sarebbe il top del top. Cerchiamo di esplorare bene la casa e di trovare i misteri, ragazzi. Perché io, se trovo Carolina Sanna da qualche parte, la versione cattiva però, quella pazza completamente. No, brutto, voglio ritornare, non si vede niente se no. Ok, quella versione là brutta cattiva, ecco. Io voglio trovare quella. E qua c'è un sacco di cibo sul tavolo, wow. Sembra essere già pronto, magari per cena, o magari per una festa, non so, tipo il cenone di Natale, non so, vedo che c'è il tacchino e altre pietanze. Ok, invece il piano di sopra che cosa c'è? Allora, sto iniziando a cercare di capire bene, perché in realtà, ragazzi, sto iniziando a dubitare, ma questo è il mondo, quello cattivo, oppure è già prima stavo nel mondo cattivo? Oh, guardate, ma questa è la camera da letto. Io starei attento però, ragazzi, perché ci sono delle farfalle che volano in camera? Cioè, se io me le ritrovassi, per carità, belle, però urlerei, perché a me fanno paura gli insetti. Vabbè, scendiamocene, usciamocene fuori. Cerchiamo di capire se effettivamente c'è qualcosa fuori da questa cosa. What? Oh mio Dio! Ragazzi, sono dentro il mondo di Carolina Sanna, però è tutto notte, ma poteva essere tutto notte. E questo è l'altro mondo, mi sa. Quello tutto maledetto, quello con gli occhi. Ho visto qualcosa, c'era qualcuno che... Oh! Questo è stato un caso, ragazzi. Io praticamente stavo guardando in alto e guardato... Cioè, guardate l'ombra della luna. L'ombra della luna è un bottone. Eh sì, ragazzi, questo è proprio quel mondo lì, il mondo sbagliato. Il mondo oscuro, l'altra parte del mondo che è letteralmente identico, praticamente identico al mondo normale, ma praticamente è maledetto. Cioè, praticamente tutte le persone hanno i bottoni agli occhi e te le vogliono attaccare, vogliono farti restare per sempre in quella parte sbagliata del mondo. Dannazione! Accidenti, però io devo far venire il giorno. E poi che dannazione dovrebbe essere questa cosa, ragazzi? Ma è tipo un parco... Con delle zucche che ridono. Un laghetto. Beh, per carità, molto carino, eh. Ma che ci fa nel mezzo del nulla? Peraltro questo insetto è palesemente finto. È fatto di legno. Questo invece è il mondo reale. Ok, quindi ditemi che possiamo uscire da sta casa. Ok, possiamo uscircene effettivamente. In questo mondo reale, vedete, non è, cioè non è notte, è giorno. Ok, mi sa che l'unico posto dove possiamo trovare la vera Coraline è proprio qui. E
So che in questo mondo dovrebbe esserci, soprattutto in casa. Starei attento. Cosa c'è qua dietro? Ma c'era qualcosa dietro? Dietro il quadro? Cos'è? Ma sono... Non capisco cos'è questa cosa. Vedete ragazzi? Qua è tutto perfetto. Tutto così incredibilmente perfetto. In questo mondo. Però finto. Perché le cose non possono essere perfette. Ragazzi? Questo è un personaggio? No ragazzi, questa è la mamma cattiva. Ragazzi no. No. È un giocatore questo però. Non è Coraline cattiva. Dannazione. E questi sono tutti i personaggi, quelli sbagliati. Guardate. Oddio ragazzi, mi sono messo lei. Che bello, cioè bruttissimo. Però praticamente questa è l'altra mamma cattiva. E questa è la mamma super cattiva, quella pazza, psicopatica. E poi questo è, boh, non so chi sia. Ok, io mi metterò Coraline però buona. Me ne starò qua ad aspettare. Beh, per vedere se appare qualcuno. Oh ragazzi, no, per favore, no. Ma cosa sta succedendo? No, scappa, dannazione, scappa, veloce. Entra qua in... No, brutto. No, è una bruttissima stanza anche questa, però orribile, ragazzi. Che caspita era quella cosa, avete visto? Oh no, oh mio Dio, qua c'è Coraline morta. Carolina Sanna si muoveva prima, quella sbagliata, quella cattiva. No ragazzi, io non metto mai più piede in questo posto. È solo che il problema è che c'è anche nella vita reale. Ok, adesso andremo col drone insieme a vedere che cosa c'è qui. Drone alla mano e partiamo. Allora, qui praticamente, se vedete, c'è una sorta di costruzione che non è andata proprio a buon fine. Cioè tipo non è mai finita, almeno da quello che ne so. Quindi non tanto praticamente. Però non posso entrare qui dentro purtroppo, perché penso che sia illegale. Quindi non possiamo guardare all'interno di questo posto. Però effettivamente è veramente una costruzione strana. E secondo me questo potrebbe essere anche un posto dove ci sono i mostri. Magari, che ne so, è tipo nasconde un portale, vi immaginate? Dannazione, sarebbe veramente orribile come cosa. E qui praticamente ci sono questi alberi. Per fortuna sono passate anche le nuvole. Adesso mi abbasso un attimo perché devo vedere se c'è Coraline. Cioè Carolina Sanna, volevo dire. Mi confondo perché poi alla fine è quella là. Carolina Sanna sarebbe Coraline del film Coraline. E andiamo da queste parti. Vediamo se si nasconde qui per caso. Ma ragazzi, ho sentito un suono però. Dove, che caspita era? Ma avete sentito? Oh dannazione, Carolina Sanna potrebbe essere innervosita. Anche perché mi è stato detto che è stata vista qua da qualche parte, dannazione. Non mi fido qua, Ho paura che mi distrugga il drone. Se me lo distrugge poi dopo impazzisco. Devo richiamarlo, appena sento qualcosa devo schiacciare il pulsante per richiamarlo. Quindi mi raccomando, ricordatemi nei commenti anche di schiacciare il pulsante se ci sono dei pericoli. Oppure di andare un po' più in alto, perché tanto se ci sono dei pericoli non si vede niente. Cioè tipo non viene preso il drone. Quindi adesso in questo caso non c'è nessuno. Quindi meglio così per ora. Però ho sentito il suono, quindi sono sicuro invece che ci sia qualcuno. Dannazione, ci mancherebbe altro che adesso arriva Carolina Sanna e mi distrugge il drone. Ci mancherebbe solo questo, guardate. Da queste parti non c'è nessuno. Certo, dovrei girarmi, solo che non so come dannazione si usa questo drone. Ok, adesso andiamo da questa parte, ragazzi. Perché effettivamente qua dietro ci potrebbe essere qualcosa. Allora, andiamo per questa strada, vediamo un attimo cosa c'è qua. Ragazzi, ma che diavolo sto vedendo? Oh. Cioè, ma dove sta andando? Carolina Sanna è sparita. E guardate anche il buco da dove è arrivata. Stavo un attimo girando col drone qua ed è proprio sparito anche il buco dal quale è arrivata. Il che mi sembra molto strano, ragazzi. Ma com'è possibile? Dai, dov'è finita? Si sarà nascosta qua da qualche parte. Dannazione, l'avevo vista. Dai, dove sei Carolina? Ti devo vedere. Dove sei finita? Brutta cattiva. Non è qua.
Dannazione, mi sa che l'abbiamo persa. Però sono felice di averla trovata. Ora richiamo immediatamente il drone. Ragazzi, ho incontrato Carolina Sanna per davvero mentre camminavo per strada. Adesso vi devo raccontare la storia perché questa cosa è assurda. Avete presente, se non conoscete Carolina Sanna, proviene dal cartone Coraline, che in realtà è tipo un film animato. E praticamente all'interno di questo cartone, che è veramente molto inquietante, io l'ho visto tantissime volte, perché è il mio preferito. Cioè, non è vero. Mi piace molto, però non è il mio preferito. E guardate, cioè, in quel cartone succedono diverse cose, fra cui, ad esempio, ad una certa, la protagonista, spoiler ovviamente, entra in un altro tipo di mondo che è un po' al contrario, con tutte le persone che hanno dei bottoni al posto degli occhi. E infatti c'è questa Carolina Sanna che mi stava inseguendo per la strada di notte. Mentre, allora, io ho un problema, no? Perché io esco di notte, anche perché c'è il cane, no? E quindi praticamente più esco, più mi espongo ovviamente a pericoli che ci sono di notte. Però non pensavo mai, ma mai, di incontrare Carolina Sanna, ragazzi, che mi stava inseguendo con un ago. Ma purtroppo la storia non finisce qua, perché è solo l'inizio di una serie di sfortunati eventi infiniti. Infatti, tornando a casa, praticamente io prendo diverse stradine per tornare a casa, peraltro pure segrete, perché volevo farmi seminare da Carolina Sanna con il suo ago, che mi voleva togliere gli occhi purtroppo. E quindi praticamente più camminavo, più, cioè in realtà correvo col cane in realtà, e per fortuna lui è molto veloce perché è un husky, quindi mi tira avanti, quindi sono per fortuna riuscito a scappare grazie al mio cane in realtà. Quindi praticamente io cosa faccio? Prendo queste stradine diverse e porca di quella vacca, incontro un mini gnomo. Cioè, so che sembra assurdo, no? Ma è tipo un mini gnomo, ragazzi. È tipo uno gnomo. Cioè, non so nemmeno se si chiama gnomo, però era una creatura piccola, no? Il problema è che era una creatura di tipo meccanico. Cioè, era tipo una sorta di robot. Infatti, vedevo dei bulloni e gli stavano in faccia. Ma però sembrava quasi una creatura vera. Quindi chiaramente era messo da qualcuno lì. Solo che ho detto, ok, queste due cose non sono delle coincidenze. Quindi che cosa è successo in realtà? Ho cercato di capire che cosa stesse succedendo, cioè il motivo per cui fossero apparse queste due cose insieme. Ma non è solo questa la cosa importante, cioè una delle cose importanti è che per adesso i miei occhi sono salvi, per fortuna, no? Ma non ancora per molto, perché Carolina Sanna è qua nei paraggi, purtroppo, del mio posto, accidenti. E chissà che magari un giorno non riesca magari a registrarlo se mi porto il telefono, solo che veramente, quando la incontro non penso a registrarla, ragazzi. Penso a scappare, perché non voglio che mi prenda gli occhi. Comunque, praticamente io mi sono avvicinato a sto robot del cacchio, cioè robottino piccolo, e poi ha iniziato a rincorrermi. Mi sono spaventato anche lì. Vabbè, so che sono tipo un fifone, no? Va bene, magari sarò un fifone, certo, però mi sono spaventato, anche perché cosa fai? C'è un robot che ti insegue? Magari in realtà era innocuo, però fidatevi che aveva un aspetto molto strano. Quindi era una creatura meccanica strana, e peraltro io ho pensato inizialmente che potesse essere stata messa lì da qualcuno per spiare la situazione, proprio per il motivo per cui c'è Carolina Sanna qua in giro, che ci si sta aggirando nei paraggi. Ragazzi, questo è un grave, grave, grave problema. Quindi quello che ho fatto è stato molto semplice. Sono andato via, ovviamente, però io non volevo più avvicinarmi a casa mia. Ok, perché avevo super paura, tantissima, perché caspita, cioè avevo Carolina Sanna lì, voglio vedere se non fa paura questa cosa, no? Quindi me ne sono andato, ho preso la macchina, me ne sono andato via. Il fatto è che poi dopo stavano succedendo diverse cose. Io a volte in giro notavo dei bottoni per terra che sembravano quasi condurre, cioè fare tipo un percorso, no? Avete presente la storia di tipo Hansel e Gretel, insomma, quella storia lì che fanno le briciole per guidare, vabbè, insomma, una storiella del cacchio. Praticamente mi sembrava la stessa cosa, no, dei bottoni che praticamente cercavano di guidarmi nella trappola, ragazzi. Cioè, pensavo, ok, questi qua, c'è qualcuno che sta facendo, praticamente stanno mettendo dei bottoni in giro, quindi probabilmente potrebbe essere qualcuno che mi vuole guidare nella trappola, in una trappola. Non so però quale. Quindi quello che ho fatto è stato semplice. Ho seguito i bottoni perché sono scemo. Cioè, avete presente che nei film horror entrano sempre nei posti strani, che ti viene da dire, ma tu perché ci entri allora? Ecco, il problema è un altro, perché io adesso
faccio parte di un film horror e quindi ho detto vabbè, devo scoprire di più, ragazzi. Cioè, la mia tentazione era fortissima, no? Io volevo scoprire di più. E quindi quello che ho fatto era andare dentro, seguire questi bottoni che mi hanno portato in un posto veramente, veramente strano. Allora, praticamente in sto posto c'era una botola strana e una taverna molto nascosta. Cos'è una taverna? Allora, prima di tutto ovviamente era fuori dalla città, punto primo. Punto secondo, la taverna è tipo un posto anche medievale, no? Che ricorda il Medioevo, cioè praticamente un'età ormai andata, per fortuna. Noi siamo in un mondo molto tecnologico e infatti questa cosa non capivo cosa c'entrasse poi col robot. Però ci arriviamo. Praticamente entro all'interno di questa taverna e c'è gente un po' strana dentro, davvero strana, e mi guardava in modo particolare, no? E quindi dico: salve, vorrei una bibita. Ok, una bibita. Mi hanno dato una bibita. Non vi dico nemmeno che bibita era, guardate, lasciate perdere. Però praticamente io lì ho iniziato a chiedere delle informazioni, se qualcuno avesse presente chi fosse questa Carolina Sanna. Perché l'avevo vista anche sui social, ragazzi. Ho detto, per forza è lei. Non è possibile, se no. Anche perché, cioè, te ne accorgi se uno ha i bottoni al posto degli occhi, no? Quindi praticamente ho chiesto a questi tizi nella taverna e mi hanno detto, Carolina Sanna? Sì, sappiamo chi è. Perché ce lo chiedi? Quindi ho capito di essere in pericolo e me ne volevo andare immediatamente. Però lì in mezzo, per fortuna, ho incontrato un nuovo amico. Praticamente anche lui era nei casini con sti tizi qua. Quindi se ne è uscito immediatamente. E quindi gli ho chiesto a sto tizio, che lo chiameremo Marco anche per non dire il suo vero nome. Praticamente Marco, gli ho chiesto, ehi Marco, senti un po', ma io sono venuto qua perché stavo seguendo dei bottoni. E ovviamente mi ha guardato in modo strano. Poi ho detto, non è che ne sai qualcosa? E quindi si è messo a ridere. Vabbè. Comunque ho detto, cioè mi ha detto, beh, i bottoni sì, mi ricordano diverse cose, ma cosa intendi esattamente? Cioè, non ti stai mica riferendo ad una che si chiama Carolina? E io rispondo, Carolina Sanna? E lui dice, giusto, sì, Carolina Sanna. Sembrerebbe che anche lui è stato attaccato da Carolina Sanna mentre era per strada. Carolina Sanna sembra essere stata avvistata nei paraggi. E io infatti gli ho chiesto, ma senti un po', ma dov'è che abiti esattamente? Indovinate dove abita? Non è difficile capirlo. Vicino a me. Infatti anche lui a volte esce di notte, un po' in realtà per schiarirsi le idee, altre volte invece esce per, insomma, con il suo cane, eccetera. E quindi, mentre era lì, è impazzito completamente, aveva detto, non è possibile, non posso credere che possa esistere Carolina Sanna. In realtà non ero così, cioè, nemmeno io non ci credevo ai miei occhi all'inizio, però in realtà ci credevo di più perché l'avevo visto sui social. Quindi ha iniziato a ricercare sui social, anche lui si è spaventato tantissimo quando ha visto di questa Carolina Sanna. Quindi siamo diventati super amici. Praticamente siamo andati insieme nello stesso posto dove c'era Carolina Sanna, ragazzi, e effettivamente l'abbiamo rivista di nuovo. Stavolta però non aveva solo un ago, aveva anche un coltello in mano e ci inseguiva col coltello. A noi ci sembrava rosso il coltello, era buio e non è che vedevamo bene, però a noi sembrava rosso. Ok, non so adesso che magari, non so, si sarà tagliata il polpetto, cioè avrà fatto da mangiare magari, non so, i pomodori. Però per strada non è che ci siano dei pomodori, capite? Ma nemmeno dei polpettoni, no? Quindi capiamo, no? Capiamo, insomma. Magari invece abbiamo visto male noi, non lo so. Però, insomma, sicuramente aveva un coltello in mano. Quindi ce ne siamo subito scappati. Abbiamo detto, scusami un attimo, ragazzi. Cioè, ragazzo. E poi, peraltro, io, ragazzi, mi sono ricordato pure di dirgli, bro, ma tu lo sai per caso? Lo sai per caso che io ho incontrato sto robot qua, mini robot, sembrava uno gnomo. E lui dice, cosa? Cioè, lui non l'aveva incontrato, no? Però dice, dobbiamo capire cosa succede qua, perché sicuramente sono connesse le cose. Infatti ho detto, d'accordo, andiamo a capire insieme. Praticamente l'ho portato nel posto, il robot non c'era più. Il robot era sparito. Adesso, perché? Vabbè, insomma, praticamente continuiamo a girarci lì intorno. Tra l'altro anche un po' stupidini, nel senso che se c'è una col coltello magari eviti di andarci fuori, no?
aspetti che arriva la mattina, almeno ci vai lì di mattina. Invece noi no, soprattutto perché volevamo capire, no? Ma sono queste cose stupide che facciamo, che si fanno insieme agli amici. Non so se le fate anche voi, probabilmente sì. Stavamo ritornando a casa, ragazzi, e indovinate un po', abbiamo trovato Carolina Sanna. Purtroppo, sempre col coltello, che ci inseguiva, ma poi è caduta. E non è una battuta, è caduta veramente. Cioè, praticamente ha smesso di funzionare. Cioè, era chiaramente una bambola, ci siamo avvicinati, era una bambola, ok? Aveva i bottoni al posto degli occhi, ma ha smesso di funzionare. Quindi mi sono chiesto, ma scusami, ma in che senso? Quindi abbiamo toccato Carolina Sanna, ragazzi, e indovinate un po'. Non era una bambola, era un robot. Toc, 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 avevamo fatto così, si sentiva il metallo. Qualcuno aveva messo nel posto in cui noi abitiamo dei robot per un qualche motivo, ragazzi, che noi non sappiamo ancora, però ci sono dei robot pericolosi che girano intorno a casa nostra con l'aspetto di Carolina Sanna. Ed effettivamente io mi chiedo se questa Carolina Sanna che è stata avvistata nella realtà magari non sia tipo una sorta di robot anche lei, perché magari c'è sto tizio che continua a mettere dei robot in giro. Infatti io starei attento in generale, no? Comunque anche ad uscire, eccetera. Quindi, ragazzi, non so, per ora il racconto è questo qua. Io non so adesso come si svilupperà la storia, cioè nel senso magari adesso non succede più niente, usciamo, non succede più niente. Però non lo so, a me sembra veramente strano perché, cacchio, ma perché? Cioè perché mettono dei robot a forma di Carolina Sanna? Per quale scopo? Chi è sto tizio che li ha messi? Cioè chi è che li ha fatti sti robot? Magari c'è veramente anche la Carolina Sanna vera, ma non lo so, cioè la Carolina Sanna vera è una bambola, come fa a muoversi, no? Quindi boh, abbiamo tante domande e sicuramente tanti misteri, ragazzi. Quindi iscrivetevi per saperne di più e continuiamo assolutamente la storia se vi piace.